Emozionata e imbarazzata perché solitamente con queste persone che sono qua di fianco a me lavoro per altri motivi. Non mi sarei mai aspettata di fare una conferenza stampa del genere, ma questo è il merito di Beatrice Terenzi che collabora con me e che mi ha fatto bussare alla porta delle persone alle quali io di meno avrei voluto scocciare. Ma in realtà la risposta che abbiamo avuto sia da Giovanni Ranocchi che da Alessandro Bengucci è stata straordinaria e non hanno proprio posto neanche un dubbio sul fatto di poterci aiutare. Allora, siamo qui per questo motivo, e la nazionale di basket sorde, che ormai Pesaro ha adottato, anche se purtroppo non ha più nessuna giocatrice della nostra provincia, e quindi vi invito a farci sapere se conoscete persone magari vogliono giocare a pallacanestro e non ci sentono e abitano nella nostra zona. Il nostro capitano Cristina Taurino di San Costanzo ha smesso di giocare per motivi fisici e la fascia di capitano è passata a Simona Cascio che abita a Messina, quindi possiamo dire che insomma, è fuori zona. Quindi è adottato da Pesaro perché è nata qua. Pesaro, città del basket, è riuscita in qualche modo a far nascere in Italia una squadra femminile che non c'era, siamo l'unica squadra in Italia di ragazze sorde che giocano a pallacanestro e per questo, lo ripeto per chi magari non sa la storia, è stata riconosciuta dalla federazione come nazionale. Quindi noi rappresentiamo la nazionale quando andiamo a giocare mondiali, europei o olimpiadi e rappresentiamo Pesaro quando invece andiamo a giocare tornei internazionali ai quali ci invitano. Qui in sala ci sono un sacco di persone che già ci hanno aiutato, quindi siamo contenti insomma di vedere che continuano a seguirci. Per primo Graziano, che senza le divise dei bis noi eravamo partite nude, praticamente non avevamo niente all'inizio, quindi... E allora questa trasferta che ci aspetta per il mondiale di Taiwan dal 4 al 12 luglio è una trasferta costosissima, come immaginate, i biglietti aerei costano un sacco di soldi. La Federazione Sport Sordi Italiano, vado troppo forte Michela? Diciamo che segue tutti gli sport, non è come la FIP che segue solo la pallacanestro, la Federazione dei Sordi deve pensare a tutti gli sport e quindi siccome ha atleti forti anche in altre discipline, nel calcio, nel nuoto, nel volley, eccetera, deve dividere sui fondi tra tutte le discipline, quindi per il basket ha un po' di soldi, ma non molti. Soprattutto all'inizio ne metteva pochi per noi perché la squadra era appena nata ed era anche scarsa, diciamo la verità. E quindi dice, se devo dare dei soldi, li do a chi ha possibilità di dare una medaglia. E forse non puoi dire che hai seguito vedere i primi allenamenti, ti sembrava un altro sport, è vero. Però, ho già detto. E allora, questa trasferta, diciamo che le ragazze si sono guadagnate alle Olimpiadi dei sordi di Sofia in Bulgaria, dove siamo arrivate quinte, le prime cinque andavano ai mondiali, il rischio era quello di stare a casa, perché la federazione riusciva a pagarci una parte del viaggio, diciamo l'alloggio, l'hotel, e noi cercavamo i soldi per i voli. Siamo andati a bussare da questo signore qua, per primo, quando ancora non era entrato nella UL, e quindi dopo è stato bellissimo perché quando successivamente è entrato anche nel mondo della UL ci si è ritrovati che questi due boss sono messi insieme per aiutarci. Quindi oggi annunciamo che se noi partiamo per Taiwan è merito di queste due persone qua, che io ringrazio e vi prego di fare un applauso perché i soldi che andiamo fuori sono sempre. Infatti chiedo scusa a Ario Costa, diciamo Amadori, perché se gli abbiamo portato via un po' di soldi per la UL, ma non bastava per pagare un giocatore, ve lo dico, quindi andiamo tranquilli. Bea, se vuoi dire qualcosa, poi passiamo la parola a loro. Beatrice è il direttore tecnico della nazionale. No, io voglio solo ringraziare queste due persone anche dal punto di vista umano, perché comunque hanno appoggiato il progetto prima di tutto come un discorso di sensibilità e di generosità e puntando sull'aspetto sociale. Giovanni, lo ricordo che io gli ho rotto le scatole per email prima in agosto e mi ha risposto subito dicendo quando torno dalle ferie ci vediamo. Io ho detto aspetta, guarda, mi ha subito risposto, aiuto. E se vai da lui era messa fine d'agosto e subito ha accettato perché poi ci ha mandato l'evento che poi vi racconti lui che è curioso e anche simpatico.
Poi invece da Alessandro c'è anche uno sfondamento, anche lì io Alessandro non conoscevo per niente, invece Giovanni tramite il football e tramite la vita lo conoscevo. Alessandro invece non lo conoscevo, l'ho conosciuto in una conferenza stampa della UL, che presentava un giocatore, la Peter era a casa, ma andava io a posto suo, e l'ho subito che sono presentato, quindi sono subito che era una persona a modo, e infatti poi dopo siamo visti e anche lì in quel caso ha subito abbracciato il nostro progetto con affetto e con grande entusiasmo. Quindi io più che altro ringrazio per l'aspetto umano, che penso sia una cosa importante, poi naturalmente anche il discorso economico, perché senza il loro contributo noi saremmo qua e probabilmente il nostro percorso si fermerebbe qua, perché noi se non riusciamo ad andare ai mondiali e non potremmo neanche poi qualificarci per le europee che sono a Salonicco nel 2016. Perciò se noi non partiamo per i mondiali il nostro percorso nazionale poter finire. E invece così c'è una speranza di continuare e dopo gli europei, se ci qualifichiamo, sono due piedi, tutto un killer. Però ecco, quindi ti ringraziamo perché hanno tenuto viva la nazionale e che invece poteva forse anche solamente morire dopo che l'avevo fatta nascere nel 2010 circa. E quindi anche per questo li ringrazio. E passo la parola, non so, a Giovanni, diciamo, anche il primo che ci ha adottato. Il primo che ho adottato. Racconta lei che è simpaticissimo. Io mi metto in piedi perché mi sento laggiù, poi quando guardo largo mi sento ancora più in basso. Ogni volta mi capita di fare delle foto con quelli più alti, vicino, è un casino. Anche Belloni se ne sono vicino. Perché mi conosco bello. Dico io, e allora... Cioè, però vorrei rispondere prima a Belloni che ha detto che non è basket, io non l'ho visto. Però non c'era la prima volta. Però vorrei dirti Belloni, prova ad andare in giro un giorno con i tappi nelle orecchie. Io c'ho un figlio sordo. Allora, quindi credo che capirai cosa significa. Cioè, quando Beatrice mi ha mandato a spemere dicendo, sì, credo che parlasse già di nazionale sorde, di basket delle sorte, mi sono detto, però, e mentalmente mi sono rifatto a un aneddoto, a un fatto che io mi porto dietro. Io ho fatto dei tappetini per Marus, con una storiella su una rana sorda. Bene. Quindi quando mi hanno presentato le squadre delle sorde dico, ma guarda, molto probabilmente questa sono due facce della stessa medaglia. Cioè cosa significa la rana sorda? La storiella è una storiella molto semplice, una gara di rane, queste rane devono scalare un palo, l'albero della cucagna, chiaramente la gente... E le deride perché le vede sgraziate nei loro movimenti e dicono non ce la farete mai a raggiungere la vetta e a mano che la gara procede queste rane si ritirano tranne una che alla fine raggiunge il traguardo e riesce a salire sull'albero della cucagna. Tutti quanti si chiedono perché, come abbia fatto a raggiungere questo. E glielo chiedono e lei impassibile non risponde e domande e ripetizione lei continuano a rispondere fin tanto che si accorgono che era sorda. Quindi il messaggio era siate sordi evidentemente ai messaggi negativi e andate avanti diretti evidentemente verso i vostri sogni, andate a realizzare i sogni. Quindi quando lei mi ha presentato questo progetto di queste ragazze sorde mi sono detto che era l'occasione per contribuire a far sì che queste ragazze potessero esaudire il loro sogno. E quindi direi mi è venuto naturale cioè dire sì, ecco il perché di due facce della stessa medaglia. Io nella vita ho avuto tanti momenti evidentemente di sconforto e di negatività intorno, però ho continuato ad andare avanti e quindi ho continuato ad essere sordo.
Loro sfortunatamente sono sorde, hanno questo deficit evidentemente, e quindi credo che sia una bella cosa poterle aiutare a realizzare almeno questi sogni, che gli daranno sicuramente un qualcosa in più per affrontare meglio la vita. Tutto qua. Ma la storia del ranocchio sordo ci è talmente piaciuta che, Giovanni, ti dico, l'abbiamo tranquillamente adottata in ufficio, l'abbiamo fatta girare fra i colleghi, fra quanti tempi. Credo che sia una storia veramente molto, molto significativa e interessante. Ma per quanto riguarda il discorso del nostro intervento per diciamo aiutare la squadra della nazionale sorde, è stata una cosa che ci ha subito interessato perché segue una strategia aziendale ben precisa. Si stava cercando a livello direi nazionale qualcosa di che avesse anche un rilievo da un punto di vista sociale come discorso. Quando la Beatrice si è presentata, erano i primi giorni di settembre, in ufficio da me, gli ho detto: guarda, dammi qualche giorno di tempo, ne parlo un attimo in direzione, poi vediamo quello che si può fare. Come sapete, ormai chi di voi mi conosce, i giornalisti sicuramente, Ario e Luciano altrettanto, la mia direzione è a Milano, quindi per me diventa molto importante dialogare via email. E trasferire certi concetti via email non è sempre molto, molto semplice. Però in questo caso la cosa è stata abbastanza rapida perché si è visto soprattutto la possibilità di aiutare delle persone che hanno un handicap che è invisibile, nel senso che una persona sia sorda magari non è immediatamente di immediata visibilità. Quindi questo credo che sia un handicap anche molto, se vogliamo, anche molto subdolo, molto particolare. Quando abbiamo capito che probabilmente senza un aiuto non sarebbero riuscite ad arrivare a una competizione importante come sono chiaramente i campionati mondiali, abbiamo detto: perché no, proviamo a dare comunque una mano. Ovviamente un motivo importante è stato chiaramente anche diciamo la fiducia, l'immagine delle persone che ce l'hanno proposta, che sicuramente sono due persone di grande livello qui nella città, secondo me molto serie, e quindi a quel punto la decisione è sicuramente arrivata. Poi, parliamoci chiaro, per noi significa anche darci una visibilità importante, perché chiaramente comunque saremo ad una competizione internazionale. Ci sarà il nostro nome sulla maglia, francamente di ranocchi non sapevo, perché poi loro mi hanno detto che avevano già trovato una cifra, ma non mi hanno detto poi con che azienda. Poi successivamente è arrivato anche il discorso di Giovanni, quindi ho saputo che era Giovanni. Questa cosa ci ha fatto immenso piacere, perché comunque ci vediamo un personaggio di grande spessore qui nella città, e quindi anche questa è stata una cosa che sicuramente ci ha fatto molto, molto piacere. Tra l'altro una persona che ha questi tipi di slogan e di visione della vita, dico la verità, a me ha colpito molto, insomma, negli incontri che ci ha fatto fino adesso, e quindi questo credo che potrà creare soltanto qualcosa di positivo per noi. Quindi niente, siamo molto contenti di questa cosa. L'unico problema che ho avuto su questo discorso, non l'ho detto neanche alla Bea e alla Betta, ma oggi lo dico, è stato un po' il risultato di Sofia, di due anni fa, nel senso che ho capito che per qualificarsi, sono arrivati quinti, no, alle Olimpiadi, hanno battuto la Russia. Questo è un problema, perché poi sapete che la Russia, c'è un certo Putin che insomma sta vivendo un momento un po' particolare. Loro, ho detto al mio amministratore delegato: guardi, magari ci incasiniamo un po' con Putin con questa cosa, però visto il momento dico che siamo in buona compagnia, dico magari lo vedremo nelle prossime settimane rompere qualche matita in più, ma comunque dico, non è un problema, dico, ci conviene comunque andare avanti. Comunque, al di là della battuta, siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Fra l'altro c'è anche un riferimento che mi piace dire: sono esattamente
oggi 200 giorni da quando facemmo la conferenza stampa il 4 agosto del 2014, non è casuale, le cose avvengono, ma in maniera, sì, 200 giorni da quando abbiamo annunciato la sponsorizzazione della VL Basket. È incredibile, sì, sono d'accordo con te, però io guardo molto la logica dei numeri e credo che non sia casuale neanche questo. Tra l'altro la conferenza stampa, la data l'ha decisa la Becca, quindi neanche dire che avevo programmato questa cosa, per cui credo che ci sia sempre un destino delle cose che accadono. Quindi mi auguro che la cosa per l'ultimo, per i mondiali, di fare un risultato molto importante, già esserci credo che sia un grande risultato, quindi ringrazio tutti per l'opportunità che ci avete dato e forza, consulti da stanotte. Allora, parto una dalle ultime frasi che sono state dette dal dottor Minguzzi, che nella vita nulla è per caso. Sicuramente la determinazione e l'impegno di queste due ragazze hanno portato ad avere grandi risultati, oltre alla nazionale di basket sorde, anche per altri eventi che ci sono stati nella nostra città. Tutte conosciamo l'impegno e il valore di queste due persone. E le ringraziamo in primis, io come assessore allo sport e anche per quel che riguarda il sociale, per l'impegno che mettono sempre in qualsiasi cosa che fanno. Quindi noi ci eravamo viste già quest'estate e loro erano alla ricerca di questi sponsor e io ero convinta che alla fine avrebbero trovato chi a loro dava una mano, perché come sottolineato precedentemente sono due persone serie che tutti conosciamo e quindi chi non può non aiutare queste due persone, e poi soprattutto anche per il valore nobile che portavano in giro e che porteranno in giro a questi mondiali, e quindi le ringrazio in primis. E poi voglio ringraziare sia Consulting che Ranocchi, nelle due persone che abbiamo qua, Ario Costa, insomma anche loro per la disponibilità, dottora Amadori per quello che hanno fatto e per la sensibilità che hanno anche loro. E niente, non mi resta che fare un grosso in bocca al lupo per questo proseguo, per questa avventura, che sia l'inizio di tante avventure, di tante soddisfazioni che questa nazionale, queste due squadre possano avere. Grazie. Enzo, vai. Io mi alzo. Uno può dire. Sì, lo riesco a stare a sedere. Cosa c'entra l'assessore al turismo? Allora, l'assessore al turismo forse c'entra perché ha visto nascere questa squadra, no? E quando si faceva il discorso di come erano, non erano, però l'entusiasmo della Bea e della Betta nel vedere queste giocatrici che loro credevano dei fenomeni, le hanno visto in prospettiva, no? Devo dire, le hanno visto lungo, no? Però io mi sono sempre sentito e ho vissuto la parte loro, perché? Per due motivi sostanziali, non perché facevo l'assessore allo sport, facevo l'allenatore di pallacanestro sostanzialmente, ma perché io ho un figlio che ha quasi 19 anni, è sordo, quindi conosco come vive un sordo la vita quotidiana, e perché ho allenato da bambino per diversi anni Peter Polstoi, che poi è il miglior giocatore della squadra maschile di pallacanestro. Quindi l'ho visto sia dal punto di vista familiare, sociale, che dal punto di vista sportivo. Le due cose sono due elementi straordinari, no? Per far uscire dal guscio chi si trova veramente in un guscio, no? Perché ti sembra che, io dico sempre, una persona che non vede si relaziona, una persona che non sente fa molta più difficoltà a relazionarsi. Quindi questo, la possibilità di vivere una disciplina sportiva, di visitare il mondo, di girare, di ottenere anche dei risultati, sicuramente è il regalo più bello che chi si muove con la vera vetta e chi le sostiene economicamente, come in questo caso Consulti Invest e Ranocchi, è il più bel regalo che possono fare, anche se non è Natale in questo momento. Quindi so che il risultato che otterranno vi costerà anche per gli anni futuri, perché poi non è che loro si fermano e si accontentano, no? di questo 2015. Sicuramente avranno una prospettiva per il 2016, per il 2017, e mi auguro, non mi auguro ai genitori che si trovi
una ragazzina a peso che gioca a pallacanestro, però se uno deve avere la sfortuna di non sentire, magari avrà la fortuna di avere la possibilità di visitare il mondo, di affrontare nuove sfide, magari di vincere anche con le difficoltà che incontra nella vita quotidiana. Quindi in bocca al lupo a tutti. Intanto ti volevo dire che ieri è uscito il calendario e l'esordio con la Russia, quindi sei andato in cerca proprio. E volevo ringraziare anche la web, non soltanto insomma questi due sponsor, perché già in passato, e Ario dopo se vuoi dire due parole siamo contenti, che mese era l'Eurocup? A novembre dell'anno scorso, nel 2013, Pesaro è riuscita a organizzare l'Eurocup, che è una manifestazione per club, una sorta di Coppa dei Campioni, la chiamiamo noi, che si svolge ogni anno in una città diversa dell'Europa. Quindi l'abbiamo organizzata a Pesaro, però anche se uno pensa che è uno sport minore perché lo giocano delle persone con una disabilità, in realtà sono molto rigidi, per cui volevano degli impianti di un certo tipo e ce ne servivano almeno tre. Io sono andata a piangere da Cioppi per chiedergli se mi dava la baia mia, sapendo quanto questo poteva essere una difficoltà, perché la baia non è un impianto pubblico, no? Quindi loro per una settimana hanno spostato, questo lo voglio dire perché forse quella volta lì è passato un po' così in silenzio, e hanno spostato tutti gli allenamenti delle squadre giovanili da un'altra parte e ci hanno dato la baia famiglia gratis. Noi ecco, questa cosa qui oggi la vogliamo dire perché insomma è stato un gesto grande, e poi soprattutto perché i ragazzi alloggiavano tutti all'hotel famiglia, per cui capite cosa voleva dire per loro attraversare la strada a piedi e andare a giocare lì, poi tornare in albergo, è stato tutto molto comodo. E i dirigenti europei che ci seguono, che sono uno svedese e un lituano, sono abbastanza tosti, ci hanno detto che è stato l'Eurocup organizzato meglio negli ultimi anni, quindi di questo ringraziamo veramente anche la UEFA per averci messo a disposizione la baia. 2013. Mario, ci fa piacere se vuoi dire qualcosa, visto che è il tuo sport. Se noi giochiamo in altro modo. No, poi ma non mi serve il microfono. Ma, innanzitutto buongiorno. Credo che sia già stato detto tutto con grande capacità, interesse e soprattutto sensibilità. La VL è contenta di, così, come dire, di dare quello che può, di dare una mano, di dare un consiglio, di agevolare se è possibile queste iniziative. Come hai ricordato, l'anno scorso, o meglio ormai sono quasi due anni fa, abbiamo dato disponibilità alla palestra con grande piacere, perché siamo sempre disponibili a questo tipo di sensibilità. Mi fa altrettanto piacere sapere che due aziende importanti nel mondo imprenditoriale, e a maggior ragione che fanno parte in modo sostanzioso, chiaramente in primis Consulting per tutto quello che sta facendo per il basket a Pesaro, sia così sensibile non solo di dare spazio a dei professionisti, ma di dare spazio anche a, a un'attività sportiva che non è così agevolata per ottenere risultati. Quindi grazie, non c'è nient'altro da aggiungere, spero che la VL porti fortuna al Mondiale, alle Olimpiadi e tutto il resto, e alla prossima. Intanto volevo dire anche che il viaggio è organizzato dalla figlia di Giovanni, quindi Travel Family, che è l'agenzia viaggi di Giovanna Ranocchi, ha organizzato per noi la trasferta, quindi abbiamo fatto tutto in casa. E poi ringrazio Giacomo Lucchezzi, motociclista che vedo qua, che non sua presenza ci fa piacere, quindi se vuoi facciamo un gemellaggio, vediamo come adesso. La trasferta con la moto. Ti darà fastidio quei capelli quando corri. Ma ho il medio scientifico, la cuffia della piscina. No, se no sarebbe impossibile. Quindi grazie ancora a tutti. L'ultima cosa che volevo dire, ma di questo avremo modo di parlarne, il 23 di marzo, in occasione del posticipo della VL con Milano, la nostra squadra verrà a Pesaro. E quindi
quindi sì, verrà a vedere la partita con Milano e avrà l'occasione di magari fare un saluto al centro del campo, perciò c'è ancora un mese, fammi il tempo a parlare. Volevo solo dire questa cosa, che per fare questa conferenza stampa abbiamo detto aspettiamo la vittoria, perché farla dopo una sconfitta c'è sempre chi magari può aver da ridire sul fatto che questi soldi invece di andare alla guerra sono andati a noi, no? Allora dovevamo farla una settimana dopo Avellino, ma abbiamo perso. E allora abbiamo detto aspettiamo un attimo, vediamo, e avevamo già fissato la data di oggi, dicendo che però se perdevamo per Reggio Emilia non l'avremmo fatto, ma se invece avessimo vinto, io la sala l'avevo già fissata. Quindi non so, organizzo un'altra conferenza stampa. Volevo ringraziare anche Michela Massa, l'interprete del comune, che è venuta appunto anche fuori orario a appunto tradurre questa conferenza stampa, l'unica interprete di LIS, lingua di segni italiana, in Italia, assunta da un comune appunto in questo caso di Pesaro, quindi volevamo anche, cioè un'eccellenza, speriamo che questo esempio di Pesaro possa essere anche copiato da gli altri comuni d'Italia. Sì, siccome Federico Benedetti sta rivedendo questa conferenza stampa che dopo andrà su internet e anche sui nostri social, approfittiamo per salutare tutti i sordi d'Italia che poi la vedranno e soprattutto le ragazze della nostra nazionale che oggi non sono qui e quindi intanto avete conosciuto i vostri sponsor, poi ve li faremo conoscere dal vivo il 23 marzo. Grazie a tutti.